Oggi ci troviamo nel fantastico scenario del Lago di Garda, a Torri del Benaco, all'Hotel Gardesana. Qui in un palazzo storico che era il punto di incontro di tutti i paesi della riva est del Garda, nella Repubblica di Venezia, il dottor Giuseppe Lorenzini gestisce questo ristorante che è ricchissimo di ricette che ci riguardano, che riguardano la nostra salute, che rispettano quella che è la piramide alimentare, vero? Quali ricette ci ha preparato oggi? Beh, oggi ho voluto preparare assieme al mio chef una specialità della cucina gardesana. Sono i bigoli con le sarde sotto sale. Queste hanno una particolarità che non sono solo le sarde della ricetta tradizionale, ma sono addirittura le sarde con la ricetta di Maria Callas. Accidenti. Perché Maria Callas veniva a trovarci qui quando era con il suo Meneghini, suo marito Meneghini, e quindi aveva chiesto di prepararli in un modo particolare. E difatti queste sarde hanno un insieme di profumi che ricordano proprio il Mediterraneo. La Callas era greca e questa ricetta è fatta in un modo particolare che si può fare anche a casa. L'acqua di cottura degli spaghetti è prima utilizzata per sbollentare dell'aneto, cioè un'erba aromatica che poi viene tolta, viene sminuzzata e va a comporre il sugo che, oltre alle sarde che sono state deliscate e salate e abbondantemente lavate e tenute poi per un periodo di tempo sott'olio, troviamo ancora ingredienti e aromi tipici del Mediterraneo, quali ad appunto i pinoli e l'uva di Corinto, che dà un sentore di dolce, di piacevole a questo piatto, che così si arricchisce tantissimo di gusti e può sicuramente costituire un qualcosa di unico in un pranzo che va a coprire quelli che sono i nostri fabbisogni energetici. Da una ricetta di Maria Callas a un'altra ricetta tipicamente mediterranea che il nostro chef Sergio Maggio ha elaborato. Sì signore, io ho preparato i garganelli con il pomodoro fresco, il basilico, la mozzarella, ho utilizzato mozzarella di bufala e ho ottenuto il fondo facendo leggermente soffriggere dello scalogno che adopero al posto della cipolla perché è più dolce. Ecco, una caratteristica di questo piatto è assemblare gli ingredienti il più freschi possibile, avere un basilico molto turgido, molto profumato, tagliato all'ultimo momento perché allora si emana tutto il suo profumo e lo cede al piatto. Un'altra cosa fondamentale, adesso qui noi abbiamo usato una mozzarella tagliata a fette, però sì, si può usare anche una dadolata, sì, se, una si fa, dadolata, se si fa a casa. Meglio mantecato. L'importante, vero, è utilizzarla sempre in fondo, senza mai fare in modo che la mozzarella si scaldi, perché altrimenti filerebbe e non darebbe quell'effetto e quel gusto che invece danno questi ingredienti che si assemblano proprio all'ultimo momento, freschissimi. A piatti così delicati e nello stesso tempo saporiti, perché le sarde del nostro lago hanno un sapore notevole, dobbiamo accoppiare dei vini particolari, vero? Sì, e per fortuna il Lago di Garda offre dei vini meravigliosi. Per le sarde consiglierei il Lugana oppure il Bianco di Custozza. E invece per i garganelli alla Mediterranea penso che può andare bene anche un buon Bardolino giovane, oppure anche per i palati più raffinati un Ripasso della Valpolicella. Piatti favolosi con ottimi vini, soprattutto delle nostre zone, ma come sempre devo ricordarvi che è importantissima l'acqua per la fisiologia del nostro organismo, tutti i giorni, sia a tavola che fuori pasto, ma è importantissimo anche il movimento e una buona passeggiata, soprattutto sul nostro lago, sicuramente sarà un toccasana per il nostro fisico.